12:33 minuti in questo istante, benvenuti a una nuova diretta con Good Morning Milano. Eccoci qua, una nuova settimana, oggi è lunedì 14 maggio, buona settimana a tutti. Iniziamo la settimana parlando di una, di un'istituzione, verrebbe a dire, insomma, poi chiacchierando fuori onda con l'ospite di oggi scopriamo che, come sempre, a Milano ci sono dei luoghi, delle situazioni che sono decenni che vivono e creano in questa città, e poi magari veniamo semplicemente a scoprire perché da un articolo di giornale di settimana scorsa si parlava magari di allargare un po' questa scuola. Beh, lo facciamo invece con il direttore della Scuola del Fumetto, buongiorno Giuseppe Calzolari, buongiorno. Che appunto dal 1979, mi verrebbe da dire, sforna artisti e professionisti del fumetto. Sì, è vero. È cominciata questa avventura nel 1979, e poi nell'81 siamo andati in via Savona 10, che oramai è diventato un numero storico di Milano, e penso che siamo stati anche noi a mettere il puntino sulla I di via Savona, perché prima era una zona di artigianato e erano tutte persone che lavoravano, i lattonieri, i falegnami, i muratori, eh sì, eccetera eccetera. Adesso invece si sta trasformando nella strada del design, quindi negozi diversi e così via. Anche un po' la via degli spazi, no? Lo spazio studio, spazio sì, super, sì, spazio, sì, tutti spazio spazi, numero, tutto così. Sono spazi anche piccoli, però sono spazi. Però sono insomma spazi che, insomma, si sono però anche, la cosa bella, secondo me, di quella zona, adesso poi non parleremo di sociologia, ma sono spazi tutti pieni, però, mi viene sì, da dire. Sì, sono pieni. In effetti c'è stata una trasformazione tale per cui la zona è diventata una zona in, come si suol dire in Milano. Manca un po' un aspetto urbanistico da sistemare, perché ci sono delle strade un po' sconnesse, ci sono delle situazioni che il comune dovrebbe metterci mano, in effetti. Perché se noi concepiamo che nel momento in cui c'è il fuori salone del design arrivano lì nella zona Tortona, Voghera, Savona, la bellezza di centinaia di migliaia di persone, questi signori dovrebbero anche camminare su un territorio, su una strada che sia un pochettino agevole, sì, e ma non disastrato come oggi. Sì, è vero, ci sono dei punti in cui veramente è abbastanza complicato. Ma appunto, dicevo, con il direttore Calzolari, sarebbe veramente da fare una puntata solo sulla trasformazione di quella zona lì, eh? Ed è sì, testimone sì, oculare sì, Calzolari sì, di quello sì, che è successo, sì, davvero. Sì, veramente. Io conosco, sì, Milano, però non vivo altre zone, ma vivendo questa zona qui, io ho visto dall'81 ad oggi una trasformazione a 360 gradi. Cambiate non solo le strutture dei negozi di lavoro, eccetera, ma sono cambiate le persone. Sì. Sono arrivate delle persone che non è che gli altri fossero di bassa provenienza. Erano operai, erano artigiani, lavoratori. Insomma, nell'81, credo che nell'81 andava in pausa pranzo con gli operai delle aziende intorno, sì, immagino. Sì, sì, perché lì era una zona operaia, era la prima periferia di Milano. Adesso è entrata nel centro di Milano, oramai. Milano si sta allargando. Si sta allargando, allora partiamo subito questo tema piccolissimo. Si sta allargando come vorrebbe che si allargasse anche la Scuola del Fumetto, giusto? Sì, purtroppo sì. Sì, noi nello spazio che occupiamo adesso oramai non ci stiamo più, anche perché come scuola abbiamo intenzione di allargare proprio i settori lavorativi, quindi abbiamo bisogno di spazio per attivare altri corsi. Di conseguenza lo spazio diventa prioritario. Appunto, allargare la scuola non tanto solo per allargare le aule, diciamo, per allargare, no, ma come diceva, per allargare anche la professionalità, le professioni che poi possono, certo, uscire da lì. Allora facciamo un attimino un quadro di come funziona, sì, appunto la Scuola del Fumetto di Milano di via Savona, quanti studenti ci sono e che tipo di formazione fate. Allora, la scuola oggi come oggi ha quattro corsi, ha un corso di fumetto, un corso di illustrazione, un corso di fumetto giapponese, manga, e un corso di cinema d'animazione. Di conseguenza si ha bisogno, proprio vedendo queste quattro situazioni che già esistono,
che i ragazzi che frequentano questi corsi poi hanno altre esigenze, come per esempio l'inserimento nel mondo del lavoro del digitale. Di conseguenza bisogna attuare una programmazione e una didattica sulla quale inserire questo concetto del lavoro nuovo, però che parte sempre dal concetto di lavoro vecchio, cioè saper disegnare prima per poter andare poi nel digitale e utilizzare gli strumenti nuovi e che oggi vanno per la maggiore, quindi inventarsi e capire quelle che sono le nuove professionalità. Ecco, quando è cambiata la... quando è cambiato il fumetto, proprio diciamo prendiamo l'81 come anno, no, di nascita, sì. Trapezi vi diceva fuori onda, senza volerlo, anche la prima scuola in Europa in realtà, sì. E forse la seconda al mondo. Sì, adesso siamo venuti a conoscenza di questo aspetto poco tempo fa, neanche tanti anni fa, ecco. Che siamo la prima scuola in Europa. Al mondo poi c'era la scuola di Jean Buscema e di Joy Kubert e altre scuole negli Stati Uniti, che però più o meno hanno chiuso quasi tutte. Adesso non so come sono articolati, so che esiste ancora la Joy Kubert, però lui adesso purtroppo è morto, viene portato avanti dai nipoti e dai figli, però oggi come oggi non lo so. Noi, al di là di quello che può essere la nostra situazione in Europa e nel mondo, noi guardiamo noi stessi e andiamo avanti con noi stessi. E noi stessi siamo cambiati. Ecco, appunto, se noi prendessimo l'81, diciamo come l'anno zero in cui inizia tutto, anzi 79 quando l'ha fondata, sì, quanto oggi... è cambiato il fumetto e poi quanto è cambiata la professione? Allora, il fumetto è cambiato come tipologia tipica del disegno, che è il disegno realistico. Okay? Esiste ancora il disegno realistico in tutto il mondo. È cambiato non tanto il modo di disegnare, ma il modo di raccontare. E il modo di raccontare diventa più veloce, più introspettivo a volte, più emotivo ad altre. Prima sì, c'era l'emozione del disegno, però i disegni erano anche un po' piatti, tra virgolette, se mi può passare la parola. Oggi, con l'avvento della colorazione digitale, diventa quasi un fumetto pittorico, cosa che prima era impossibile fare perché occorreva tanto tempo fare il colore manuale. Ancora oggi ci sono coloristi manuali che fanno dei buoni lavori e fanno delle bellissime tavole. Per esempio, uno che è eccezionale, secondo me, è Gipi. E fa delle illustrazioni e degli acquarelli. Io l'ho paragonato come atmosfere a Turner. Non è una bestemmia, ma è una realtà. Oltretutto, oggi come oggi, il fumetto moderno guarda molto all'arte moderna, e quindi ci sono autori che si rifanno all'impressionismo francese, all'espressionismo tedesco, e quindi a Rocco, per esempio, con le atmosfere coloristiche, colori inventati da Rocco che diventano colori nel fumetto. Quindi ci sono delle trasformazioni in atto. Poi si sta riscoprendo la striscia. Oggi molti lavorano con la striscia. E uno di questi è Zero Calcare, per esempio. Un altro è Sio, che non sono disegnatori di fumetto classici, ma hanno inventato un proprio stile, per cui sono entrati nel novero dei disegnatori di fumetto. E oggi Zero Calcare, l'ho ascoltato anche l'altro giorno alla Fiera del Libro di Torino, è chiamato da tutte le parti perché ha portato un tipo di cultura diversa da quella che è il racconto semplice dell'avventura del fumetto. Noi stessi a scuola riceviamo commissioni di lavoro da parte di clienti che hanno niente a che fare con il fumetto. Sono industrie di vari settori, della meccanica, settori tessili, la COP per esempio di Firenze, che ci ha fatto fare un volumetto sulla ricerca dell'Università delle Scienze di Firenze, dei come si chiamano? Oh Madonna, i pipistrelli italiani, perché stanno scomparendo. Ah, ecco. E loro stanno facendo queste ricerche. Viene, appunto, il fumetto viene spesso usato nella divulgazione anche ormai, certo, tantissimo. Nella divulgazione politica e scientifica. E dall'altra parte anche invece, forse quello è sempre stato fin dagli albori, anche nella pubblicità proprio, dell'utilizzo commerciale proprio dell'utilizzo del fumetto per sponsorizzare. Sì, questo è soprattutto, secondo me, in America è stato sfruttato tantissimo, in Italia un po' di meno.
in Italia, cioè, dopo Carosello basta, diciamo. Che poi Carosello è diventato una sintesi di quello che è la struttura comunicativa, perché cartone animato, diciamo, cartone animato. Il fumetto vero e proprio è stato utilizzato molto poco e solo con i grandi autori. Invece bisognerebbe allargare la base, perché abbiamo visto, e a noi ci è capitato di farlo, che anche ragazzi che cominciano a lavorare, che però sono proprietari di una tecnica personale molto valida ad affrontare problemi di questo genere, cioè del genere della comunicazione, e risolvere molti di questi problemi comunicativi, perché il messaggio del fumetto, della pubblicità con il fumetto è immediato. Basta anche fare un fumetto senza parole, però che è espressivo, già comunica sentimenti, emozioni, emotività. E forse anche per questo, appunto, che viene usato magari nella divulgazione scientifica, invece, dove i temi invece sono difficili, i temi, e viene invece semplificato il messaggio in una maniera. Sì. E soprattutto, purtroppo, i francesi si muovono molto bene in questi settori. Sì. In Italia un po' di meno. Sono state fatte delle cose con la Cinzia Gigliano, per esempio, una grossa autrice che pochi conoscono, e in effetti è costretta a lavorare per la Francia. Dico costretta perché in Italia ha lavorato pochissimo, ha fatto delle belle storie, bei disegni. Io la amo molto come disegnatrice, sono affezionato a lei anche come persona. E ci vediamo poco, anzi quasi mai. Ci siamo visti in un periodo negli anni 70-80 e poi ci siamo persi di vista. Però mi piace come spirito di donna. Un'altra, per esempio, è la Gabriella Giandelli, che non solo è stata una nostra ex allieva, ma camminando con le sue gambe è diventata una grossa professionista, una grande professionista. E tutto questo avviene soltanto perché queste persone hanno metodo di lavoro e tecnica culturale. Perché ci vuole anche una tecnica culturale, cioè la cultura deve essere alla base di tutti i settori, anche del muratore. E quindi la cultura non è fatta soltanto dalla C maiuscola di quelli che scrivono o leggono soltanto. La cultura è fatta di tutto, anche chi sta facendo questo mestiere, come io sto adesso nel loro studio, e lì c'è cultura. E noi a volte, quando parliamo con i ragazzi e parliamo di cultura in generale, per esempio la cultura del cinema, la cultura della storia dell'arte, tutto questo qualcuno lo vede e dice: ma cosa mi serve? Tutto serve, soprattutto nel settore della comunicazione. Chi è il, se si può fare, anzi magari non si può, un identikit dello studente tipo della scuola del fumetto? Ma non è che si ha bisogno di tante cose, prima di tutto la passione, è una passione che deve essere infinita, la curiosità. Se un disegnatore non è curioso, è fermo sulle sue gambe, non si muove, è nella palude, e soprattutto umiltà di imparare, non si finisce di imparare. Un aneddoto che mi sta molto a cuore, che è successo molti anni fa con un grosso personaggio del fumetto italiano, Sergio Toppi, che era uscito da una situazione abbastanza pesante di malattia, e incontrandolo un giorno a Cartomix, avevo visto le ultime sue illustrazioni dell'haiku giapponese. E ho fatto i complimenti perché le colorazioni erano eccezionali e sembravano colorazioni di un ventenne, non di un 75enne. Al che, incontrandolo, ho fatto gli auguri, eccetera, eccetera, e poi ho detto: complimenti Sergio per quello che tu stai facendo. Dico: stai facendo delle colorazioni che alla tua età sembri un giovane di 20 anni, 25 anni. E per tutta risposta lui non mi ha detto grazie del complimento, mi ha detto: sapessi tu quante cose devo imparare ancora, a 75 anni. Insomma, ecco, si parla di grandi artisti anche grazie a questo. Questo per dirvi quello che serve a un disegnatore di fumetto: non fermarsi mai e conoscere. Se non si conosce,
non si può disegnare. Ecco, che cosa, infatti, che cosa si impara a scuola del fumetto? Che cosa vado a conoscere? Allora, perché diciamo, per imparare a tenere in mano una matita, forse ci sono anche altre scuole, mi viene da dire. Non so, io faccio l'artistico, molto probabilmente mi insegneranno a tenere in mano. Mi auguro, non so, io ho fatto il studio tecnico, quindi non lo so. Sì, dovrebbe. Sento una nota di polemica nella voce del dottore. Ma è un dato di fatto, basta fare una ricerca sugli licei artistici italiani. Pensate che 5-6 anni fa, 7 anni fa, se non mi ricordo con precisione, lo volevano addirittura eliminare dalle scuole. Questo è quanto. Sì, non, era una cosa da fare a quel punto, cioè, meglio eliminarlo? Per come è messo adesso, sì. Secondo me sì. Ma al di là di questo, che si può sempre cambiare se si vuole rinnovare perfettamente e agevolmente con le persone giuste, quello che serve a un disegnatore è capire come è fatta l'anatomia, per esempio. Come si muove un corpo, ma non l'anatomia statica accademica, il bel corpo, il bel Davide di Donatello piuttosto che quello di Michelangelo. Non ha importanza la bellezza nel fumetto. Chiaro che se c'è un bel disegno è gradito ed è gradevole da tutti, ma il disegno del fumetto deve essere funzionale all'azione che un corpo esprime. Quindi la conoscenza specifica della fisionomica del viso e del corpo, perché io devo fare emozionare le persone. Quando io vedo un fumetto che è risolto tutto in piano americano o in primo piano, non è fumetto, è fotografia così. Quando vedo un fumetto che si muove molto, allora racconta. Quindi anatomia, prospettiva, tecnica del colore, teoria del colore, l'impaginazione del fumetto, la struttura della sceneggiatura, la colorazione. Quanto è importante anche vedere gli altri, viene da dire, nel senso, cioè, scoprire, certo, conoscere. È molto importante. Insomma, io spesso vedo che magari, insomma, vuole fare il fotografo, poi gli chiedi qual è il tuo fotografo preferito, non sa neanche dirti un nome di fotografo. Infatti, no? E dici, ma no, cioè, in teoria. Allora, nel fumetto, non dico che sia più semplice fare dei riferimenti, però non sempre così, perché alcuni ragazzi che vengono a chiedere di entrare nella nostra scuola e io gli dico, ma che fumetti leggi? Ma io non leggo fumetto. E dico, ma allora perché viene a fare fumetto? Perché voglio imparare a disegnare. E questo è già un principio. Se uno vuole imparare a disegnare, si rivolge al fumetto e non al cinema d'animazione o all'illustrazione, che è sbagliato tecnicamente, perché anche lì si deve disegnare. Infatti. E saper disegnare. Però il meccanismo è questo: la testa mi dice che col fumetto imparo a disegnare. C'è comunque l'idea del fare qualcosa a mano, forse. Sì, e si parte ancora dal principio manuale. Meno male rimasto. Quindi, io penso che in Italia, non so se dico una balla o meno, ma siamo rimasti gli unici a insegnare il disegno, il saper disegnare. Perché alle accademie non si insegna più il disegno, se non che ti mettono di fronte ad un modello oppure ad una statua, disegnalo, e nessuno ti dice niente come farlo. E questi sono ragazzi che escono dall'artistico e da altre scuole che vogliono fare l'accademia. Ma questo non lo invento io. Sono giovani gli studenti del fumetto, oppure arrivano magari dopo aver già fatto l'università? No, dopo che hanno fatto la scuola media superiore, dai 18 anni in su. E proprio questo è significativo. Molti ragazzi sono attratti dall'accademia, vanno all'accademia di Brera, di Genova, di Venezia, qualsiasi, ritornano dopo un anno, mi vengono a dire che loro non fanno niente perché sono lì da soli. Ora, è certo che bisogna fare dei distinguo, no? C'è spazio nella scuola del fumetto per questi che tornano oppure? Ma no, per tutti. Ok. Non per tutti, perché noi facciamo una selezione iniziale, perché se arrivano 20 persone a fare un primo anno. Quante domande avete all'anno? Ma non sono tante, su 120-130 prenderemo 40-50 persone. Oh. Quindi c'è una selezione già all'atto dell'iscrizione. Okay. Poi c'è una selezione ulteriore nel primo anno, perché molti si accorgono che è difficile fare disegnatore di fumetto e non è un giochino di fare il pupazzetto. Anche perché parliamo di una scuola impegnativa anche dal punto di vista delle ore di insegnamento. Ma certo, perché noi facciamo didatticamente 650 ore l'anno. Wow. In più noi ci mettiamo altre 50-60 ore
pomeridiane. E poco fa Furone mi diceva: stiamo anche pensando che forse manca qualche ora, bisognerebbe aggiungere ancora. E noi vogliamo riuscire a fare almeno 30 ore alla settimana, 6 ore al giorno. Wow. Ma le esigenze del lavoro sono queste. Se uno va da Bonelli e deve sapere, io ho dei ragazzi che sono andati da Bonelli prima del tempo, stanno ancora facendo delle prove dopo 2 anni perché non erano pronti. Quindi giustamente diceva: io ho bisogno invece che escano pronti ragazzi da scuola, certo, anche per il buon nome della scuola, giustamente. Ma non solo, ma più che altro per loro, perché devono lavorare. Se si sentono rifiutati da un editore, hanno sbagliato strada. Però se questi... Allora, succede questo. Quando noi consigliamo ai ragazzi di cambiare strada perché non è per loro, almeno al momento noi vediamo che non è per loro. Se poi dopo 10 anni io lo trovo che è uno dei migliori disegnatori del mondo, mi faccio tanto di cappello e gli do una mano e gli dico bravo. Ma non è che noi siamo il Santa Santorum della preparazione del disegno. L'intercertificatore del tu sì tu no. No, me che meno, però... Siccome da noi insegnano professionisti che oramai hanno 30 anni di lavoro alle spalle, se il disegnatore ti dice questo è sbagliato, lo devi rifare, tu mi rispondi a me piace così, non ci siamo. Perché se l'editore ti dice che devi cambiare la pagina, la devi cambiare, perché i soldi non te li dà. Allora, all'interno della scuola bisogna crearsi una testa professionale. Per quello dicevo prima... che un disegnatore deve essere curioso, deve conoscere, deve provare e deve sperimentare molto per conto suo, perché la scuola è un elemento, un istituto dove tu entri e ricevi delle informazioni, ma anche tu porti informazioni. Quindi la scuola lavora su di te, non lavora sulla classe, lavora sull'individuo. Quindi diventa quasi una lezione privata. Perché quando tu presenti una tavola al tuo insegnante, che sia di colore, che di fumetto, eccetera, l'insegnante dice, questa funziona, questa non funziona, guarda che il naso qui l'hai fatto così e da quest'altra parte è diverso, fallo uguale. Perché c'è una cosa che mi diceva prima Forionda, che diamo per scontato noi magari che appunto leggiamo oppure che vediamo il mondo del fumetto, che se io faccio un personaggio e la mia storia sono 80, 70 pagine di storia, il mio personaggio ovviamente dovrà essere uguale, preciso, identico per 70 pagine certo. di storia. Una cosa che magari diamo per scontato, ma che non è così scontata e così facile da realizzare. No, perché... E ritorniamo al discorso della preparazione di prima. Quando io studio un character design, non è che faccio soltanto il visino visto di fronte e finita lì. No, lo devo trasformare, lo devo far muovere, lo devo far lottare, lo devo far correre, ballare e andare in bicicletta. Io devo trasformare il mio personaggio in un essere credibile. Quindi il turnaround del personaggio lo devo fare dall'alto, dal basso, con la luce, con l'ombra. In penombra, cioè la creazione delle luci è fondamentale nel fumetto, soprattutto oggi che il 70% del fumetto è a colori. Se io non so colorare, vanifico tutto il mio disegno che c'è sotto. E oggi si vedono tanti disegnatori rovinati da un colorista che non sa mettere il colore sulla loro pagina, e l'editore purtroppo le accetta anche, perché deve sbrigarsi, deve vendere. Siamo in chiusura, direttore. Ci dia le coordinate della scuola, per chi fosse interessato anche a iscriversi. I corsi sono annuali? Cioè adesso... No, sono triennali. L'anno scolastico, diciamo, sì. Noi adesso stiamo facendo le iscrizioni, cioè stiamo facendo i colloqui, perché prima bisogna fare un colloquio di settembre, portando un portfolio personale per far vedere un po' come la vostra manualità. Voi potete venire a scuola tranquillamente in via Savona 10, però prima fissate un appuntamento con il numero di telefono, è 02 835 6371, oppure inviando una mail info@scuoladelfumetto.com.
sotto la diretta, come sempre nei commenti comunque troverete i vari link, i tag alla Scuola del Fumetto, così che possiate mettervi in contatto, diciamo appunto iscrizioni aperte, o meglio colloqui aperti, i colloqui aperti per il prossimo anno, e poi anno si decide per l'iscrizione, inizia settembre, il prossimo anno, sì, giusto, sì, ok, no, il 15 d'ottobre, 15 inizia. Ottobre inizia ottobre l'anno in, alla Scuola del Fumetto, appunto 3 anni sono al corso, quindi sono pensateci bene, sono 3 anni, è una fatica notevole, è impegnativo, è una fatica appunto notevole, come dice il direttore, se lo dice il direttore poi insomma, che avrebbe tutti interessati, venite, venite, invece vi dice no, state attenti, non... pensateci 2-3 volte piuttosto che niente, ecco. Però insomma 3 anni di esperienza pazzesca, viene da dire. Eh sì, dove si mangia, si respira e si vive fumetto, solo fumetto, si vive di quello. E senti parlare, parlano di fumetto, vanno in giro in macchina, parlano di fumetto, vanno a mangiare il panino, parlano di fumetto. Questo significa anche entrare in un mondo che oggi è ancora sconosciuto. Noi leggiamo il fumetto e nessuno sa che e cosa ci sarebbe c'è dietro. Tutta un'altra puntata da aprire sul fumetto, sul mondo che ci sta dietro, su come il fumetto ahimè viene ancora visto spesso e volentieri come una cosa appunto per bambini, quando invece che non è così. Che non è. Se lei pensa che il Disney ha fatto Topolino, ma non per i bambini, ha fatto Topolino per gli adulti, poi è diventato per bambini. Insomma, io direttore la invito veramente di nuovo a venire qua un'altra volta, perché abbiamo almeno 2 o 3 puntate da fare, dalla puntata su Via Savona e quello che è successo nella zona, appunto all'importanza, all'evoluzione del fumetto, a come il fumetto andrebbe letto da un'altra prospettiva, sì. Il fumetto è molto importante e anche molto difficile di lettura, perché il fumetto è una doppia lettura, è pittura iconica e letteraria. È difficile mettere insieme, leggere e guardare le immagini. Prima si legge, poi si guarda le immagini o viceversa, e si ritorna sempre sopra. Sarebbe forse anche una scuola di lettura del fumetto. Di lettura forse. Del fumetto, non sarebbe male per noi altri. Vabbè, direttore, grazie mille davvero di essere grazie con voi, noi. Grazie a voi. Come vi dicevo, trovate tutti i link e le varie coordinate nella diretta, nei commenti a questa diretta. Grazie mille, buona giornata. Io sono veramente curioso, prima o poi vengo a trovarvi, proprio sono curioso di vedere. Benissimo, mi immagino un ambiente davvero pazzesco da venire, da vedere. Poi è sono divertente. Curioso, quindi... E ci sono molte cose da scoprire, tante cose. Ok, grazie mille ancora. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa o da dove siete in questo momento, perché buon pomeriggio a tutti, ormai starete facendo la vostra pausa pranzo e poi insomma un altro pomeriggio di lavoro di fronte, quindi vi auguro un buon pomeriggio e vi ricordo che questa sera alle ore 18 sempre qui in diretta da questo banco va in onda il telegiornale della sera di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.